Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a realizzare tre progettini fai da te da regalare per la festa della mamma, ma ovviamente andranno bene anche per tutte le altre feste: Natale, festa dei nonni, San Valentino, per un compleanno, perché no? Il primo progettino è questa federa che augura il buongiorno e la buonanotte, quindi vado a prendere una federa a tinta unita e all'interno della federa vado ad inserire un cartoncino in modo che di non sporcare l'altro lato della federa quando ci andrò a scrivere, e quello che faccio è semplicemente scrivere buongiorno mamma, nel mio caso con degli indelebili colorati, con dei pennarelli per stoffa. E ovviamente vado a fare la stessa cosa anche dall'altro lato della mia federa, però scrivendo questa volta buonanotte. E come primo progettino è finito e vi assicuro che sarà una bella sorpresa e una bella idea, ma soprattutto è molto molto veloce e molto economica. Ovviamente aspetto tutti i vostri commenti sotto al video. Come secondo progettino ho realizzato queste candele su delle tazzine molto particolari, un po' decorate e a forma di cuore, utilizzando tutti i materiali di riciclo. Quindi vado ad accendere il fuoco e vado a sciogliere a bagnomaria una vecchia candela della quale è rimasta un po' di cera nel fondo, e poi utilizzo anche una candela che si era rotta, e quando la cera sarà completamente sciolta andrò ad aggiungere anche un po' di questi due pastelli a cera per colorare la mia candela di un colore simile a quello delle tazzine. Quando è sciolta la cera vado ad eliminare sia il pezzettino di ferro dove all'interno c'era lo stoppino, sia eventuali pezzettini di cenere, e poi appunto vado ad aggiungere due pezzettini piccoli dei miei colori a cera, e dal momento che non mi piaceva particolarmente il colore che era venuto ho aggiunto ancora un po' di rosso e ho formato appunto questo color ciclamino che riprende il colore delle tazzine. Una volta che tutto è completamente sciolto, colore compreso, con una presina perché scotta vado a togliere la cera dal fuoco, aspetto un paio di minuti che si raffreddi ed aggiungo anche la fragranza, oppure se preferite degli oli essenziali. Mescolo bene il tutto e a questo punto vado a riutilizzare delle candeline per compleanno. Ne avevo di diversi tipi, ma alla fine le altre erano troppo corte e quindi ho utilizzato queste. Vado a tagliare a misura lo stoppino, aggiungendoci un centimetro in più dell'altezza della tazzina. Verso all'interno della tazzina un paio di gocce di cera, e quella mi servirà semplicemente per incollare lo stoppino al fondo della cera. Lascio anche qui raffreddare un minuto, giusto perché lo stoppino rimanga in piedi da solo, e poi vado a riempire completamente la mia candela. Per tenere in piedi lo stoppino vado a fermarlo con una molletta da bucato e aspetto che si solidifichi. Nel frattempo io ho preparato anche la mia seconda candela in modo da fare il set completo. Una volta che la cera si sarà solidificata mi basterà togliere la mollettina e la mia candela profumatissima e coloratissima e molto molto carina è pronta. Come terzo e ultimo progetto ho realizzato una scatola, una box portafoto. Perdonatemi se le immagini sono sfocate. È una box molto molto carina, molto semplice, e all'interno insomma custodisce le foto, i momenti più importanti. Per realizzare questa box anche ho riciclato una vecchia scatolina che poi ho decorato, che avevo già decorato da tempo, quindi nel video non si vede. Come prima cosa vado a prendere dei cartoncini colorati che andrò a tagliare a misura. Quindi
quindi prima prendo la misura dell'interno della mia scatolina e andrò a togliere mezzo centimetro nel lato lungo e mezzo centimetro per il lato corto, e appunto queste saranno le misure che utilizzerò per realizzare i miei cartoncini. In modo appunto che riescano a stare all'interno della scatola. E quindi, una volta che ho preso le misure, vado a ritagliare i miei rettangolini. Questo stesso procedimento ovviamente lo vado a fare con tutti i rettangolini di carta che ho scelto. Io li ho scelti sia colorati a tinta unica che decorati con fiorellini, cuoricini, eccetera, ma comunque che si abbinassero tutti tra loro e anche con la scatola. La quantità di cartoncini dipende fondamentalmente dalle foto oppure dallo spessore della scatola, perché ovviamente potete inserire tutti i cartoncini che volete purché riescano a stare all'interno della scatola. Il passaggio successivo è quello di legare tra di loro tutti i cartoncini, e io ho deciso di farlo con del washi tape di carta rosso, che riprende più o meno tutti i colori di tutti i cartoncini che ho scelto. Quindi semplicemente vado a attaccare lo scotch a metà tra un cartoncino e l'altro. Una volta che ho realizzato una sorta di fisarmonica con tutti i miei cartoncini, vado ad incollare l'ultimo cartoncino sulla base della scatola ed il primo cartoncino invece sul coperchio della scatola. In questo modo, quando si andrà ad aprire la scatola, si aprirà appunto completamente l'album a mo' di fisarmonica. Anche le foto le vado a ritagliare ovviamente a misura del mio cartoncino, e queste ovviamente le ho fatte stampare a misura. E una volta che ho ritagliato tutte le foto, li vado ad incollare sui cartoncini colorati, andando a versare 4 goccine di colla su ogni angolo appunto delle foto. Come sempre aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto o semplicemente per supportarmi. Con questo è tutto, io vi aspetto al prossimo video. Ciao!